vogliamo guardare al futuro. Mettiamo il microfono della radio a disposizione delle aziende marchigiane. Cerchiamo le idee e le soluzioni per ripartire. Cerchiamo le idee e le soluzioni per ripartire. Per ripartire. La radio oggi è la tua voce. Parliamone tutti insieme. Fatti ascoltare. Le soluzioni per ripartire. Cerchiamo le idee. Vogliamo guardare al futuro. Vogliamo guardare al futuro. Mettiamo il microfono della radio a disposizione delle aziende marchigiane. Cerchiamo le idee e le soluzioni per ripartire. Cerchiamo le idee e le soluzioni per ripartire. Per ripartire. La radio oggi è la tua voce. Parliamone tutti insieme. Fatti ascoltare. Le soluzioni per ripartire. Cerchiamo le idee. Vogliamo guardare al futuro. Allarme rosso per l'economia mondiale, a segnalarlo sono diversi i parametri diffusi in questi giorni, riflettori puntati qui da noi sull'economia marchigiana. Oggi parliamo con Francesca Petrini della Fattoria Petrini. Ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti. Una breve descrizione allora dell'azienda. Sì, la nostra è un'azienda familiare, produciamo vari oli extravergini di oliva biologici a Monte San Vito in provincia di Ancona e abbiamo la fortuna, posso dire così, di poter lavorare in questo periodo di estrema difficoltà e di ansia collettiva e quindi riusciamo a garantire comunque le nostre forniture di olio ai nostri clienti. Noi siamo un'azienda che ha il controllo dell'intera filiera produttiva, dagli uliveti al prodotto finito, passando per il nostro frantoio aziendale. È un'azienda pluripremiata a livello nazionale e internazionale e siamo anche conosciuti per un prodotto particolare che è il Petrini Plus, studiato appunto per il benessere delle ossa. Venduto in farmacia, lo dobbiamo dire, eh? Allora, sì, certo. Come avete affrontato, come state affrontando questo momento di emergenza generale? Dunque, il momento è molto difficile, molto complicato, però ritengo che nonostante tutto e al di là di quello che vediamo tutti i giorni, è un momento che può essere anche di opportunità per ricominciare, ripartire con un'altra visione e forse una visione necessaria a questo punto, un cambio di rotta che va più nella direzione della salute, della tutela della salute, anche passando attraverso l'alimentazione, perché è facile prescrivere, no, magari una medicina, no, una pillola, una pasticca, diverso è invece consigliare, soprattutto mi rivolgo magari alla classe medica, ai medici di base che meglio di altri conoscono proprio le persone, le famiglie e il loro storico, diverso è invece consigliare un'alimentazione equilibrata con ingredienti di qualità. E quindi ecco, su questo aspetto io devo dire che mi aspetto molto dopo, ecco, per il dopo. Chiaro che è un momento difficile, ci stiamo adattando alla nuova situazione dove il sistema distributivo italiano è cambiato nel senso che naturalmente i rapporti soprattutto con i paesi esteri sono bloccati in questa fase. Noi, essendo un'azienda fortemente esportatrice, è ovvio che abbiamo in questo senso ricevuto un limite, un vincolo, uno stop, però dall'altra parte abbiamo compensato, se così possiamo dire, con un gran lavoro verso i privati, verso le consegne a domicilio, cioè cerchiamo proprio di andare noi dalle famiglie, naturalmente muniti di tutti i vari dispositivi di protezione individuale, guanti, mascherine e quant'altro, e per garantire appunto sì il servizio, ma che sia svolto in sicurezza. Ecco. C'è tanta marchigianità, questa voglia di reazione di Francesca Petrini. Come considerate quelle che sono le direttive del governo in questo momento? Beh, guardi, al di là di tutto, nel rispetto di qualunque opinione, anche politica, io credo che in questo momento gli sforzi che il nostro governo sta facendo siano apprezzabili e indubbiamente, insomma, si legge uno sforzo di venirci in
incontro in qualche modo. È chiaro che sono provvedimenti che comunque mostrano anche dei limiti. Ora si vedrà con il nuovo decreto appena uscito, che appunto dovrò approfondire, vedremo nel dettaglio che cosa esattamente significa, cioè quale sarà il reale vantaggio per le aziende, sia in termini di prosecuzione dell'attività, ma anche soprattutto nei rapporti con gli istituti bancari, quindi con l'accesso al credito, alle nuove misure finanziarie. È chiaro che sono molto rivolti, e questa è una critica, sono molto rivolti ad aziende già sane che si possono comunque permettere anche delle esposizioni finanziarie di un certo livello, però questa non è proprio la realtà, perché la maggior parte delle aziende, soprattutto delle microimprese, purtroppo è un numero molto elevato di aziende con delle difficoltà finanziarie. Ricordiamoci che noi comunque stiamo ancora vivendo le conseguenze di una grave crisi economico-finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi anni, dal 2008-2009 in poi, quindi ancora, diciamo, ne siamo usciti un po' con le ossa rotte, e ancora molte delle aziende non hanno trovato al loro interno un equilibrio finanziario, economico-finanziario, quindi noi partiamo già con questo bagaglio purtroppo molto pesante. Ora, queste misure finanziarie e questi provvedimenti serviranno, andranno sicuramente a vantaggio di chi già è in buona salute, questo l'abbiamo capito, ma io mi auguro che potranno essere però allargate ad una più ampia fascia di aziende, comprendendole veramente tutte, per dare veramente linfa e soprattutto cercare di sopperire nel breve periodo ad una carenza, ad un fabbisogno di liquidità. Questo sicuramente è da un primo approccio, da una prima analisi, quello che emerge subito. Poi io credo che comunque ci sarà una ripresa a breve, perché insomma vedo la situazione sanitaria, seppure lievemente, ma comunque sta migliorando, e con una graduale ripresa penso che poi si riattiveranno tutti quei meccanismi e torneremo, so quando, ma comunque si ritornerà a una situazione di equilibrio, di sopravvivenza, ecco. Chiaro che però, ripeto, non dobbiamo solo pensare al domani, cioè al domani mattina, ma dobbiamo sforzarci di avere una visione più di lungo periodo, soprattutto nell'approccio economico e finanziario. Dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo avere sempre più un occhio di riguardo verso l'ambiente, verso la salute. Queste sono due, e l'abbiamo ormai capito, penso ormai è lampante per tutti, e se non l'abbiamo capito è gravissimo. Dobbiamo assolutamente riprendere questo nostro lavoro pensando sempre a queste due grandi sfide e opportunità allo stesso tempo, l'ambiente e il contesto in cui viviamo, ovviamente, e la salute, il rispetto della salute. Quindi chi in un senso, chi in un altro, dovremo lavorare in maniera comune, in maniera sinergica verso questi obiettivi. Se continuiamo a privilegiare la finanza, le speculazioni finanziarie, allora non avremo capito niente. Ecco, questo mi viene da dire.